Quando cadono le foglie per autunno, ma non sempre è vero, ci sono delle volte che vengono giù per il vento o un'acquazzone forte che le strappa dai rami, le foglie. Giù, al mercato ortofrutticolo, ci sono degli alberi che le foglie gli cadono ogni mese. Tra i banchi, al mercato, le pesche sono buone, ma solo ad agosto, così come i fichi a settembre o l'uva nera e il melone, che se me lo dimentico sono dolori. Comprare il melone, c'è scritto nella lista, che la scrivo e poi la leggo mentre vado al mercato ortofrutticolo, dove ci sono degli alberi che perdono le foglie ogni mese. Non mi sono mai chiesto, impegnato a leggere la lista della spesa, come mai quegli alberi li perdessero le foglie, non quelli in via Roma o davanti alla stazione, che a me sembrano proprio uguali, quegli alberi là. Dopo non so, ma sarà che sono felice di non aver dimenticato il melone e corro veloce a casa, che devo finire quel libro dove c'è un protagonista che studia gli alberi e scopre che quelli vicino al mercato ortofrutticolo perdono le foglie tutto l'anno, al contrario dei ritti in via Roma o davanti alla stazione. Sono proprio curioso di vedere come va a finire. Tu, in un libro, trovi scritto comprare il melone e alla fine il protagonista per colpa tua si dimenticherà di comprarlo. Ma la storia degli alberi che perdono le foglie al mercato ortofrutticolo, lui, lo scrittore, te la racconta e tu ancora non ci credi e non te lo spieghi, ma ora lo sai. Sai perché a quelli in via Roma o la stazione non cadono, mentre gli alberi al mercato ortofrutticolo perdono le foglie ogni mese. Ecco, ora lo sai anche tu. Penso di essere stata concepita in luglio e la storia me l'hanno raccontata così. Nel giardino della villa dei nonni, ad Ancona, c'era una vasca coi pesci rossi. Ed un giorno il fratello piccolo di mia madre ci è caduto dentro a testa in giù. Il figlio dei vicini, quello che poi sarebbe diventato mio padre, ha sentito gli urli, ha saltato la siepe che divideva i nostri giardini, si è lanciato in acqua e l'ha ripreso. Mia madre deve averlo visto come un eroe. Infatti lui è sempre stato coraggioso e poi non era male. Alto, snello, genere cartolina anni 30, ma non melenso come quelli. Mamma invece era piccola, bruna e molto bella. Aveva grandi occhi neri e denti perfetti. Però era ribelle per principio. Diceva no a tutto, escluso il caffè latte con la brioche. Il resto lo mangiava, ma sempre con l'aria di fare un favore alla cuoca. Il nonno avesse saputo che era incinta, chissà che putiferio, ma durante uno dei soliti litigi le aveva imposto di restare nelle sue stanze. Lei deve aver tirato un respiro di sollievo, non doveva neanche scendere per mangiare. Così quell'invernata, durante la quale crescevo nella sua pancia, è passata liscia. Quando è venuto il momento, la nonna si è inventata che doveva andare da un parente e che si portava dietro mia madre per farle prendere un po' d'aria. Così non so dove sono nata, magari in casa della levatrice. Papà era in Albania, a Durazzo, dove si occupava dell'organizzazione portuale. La casa che abitavamo era piccola, così la sua libreria era stata messa nella mia stanza. Oltre al programma d'esame, leggevo i suoi libri fino a notte alta. Una notte ho adocchiato tre grossi libri rilegati in tela blu, con i titoli in oro. La storia della rivoluzione russa, di Lev Trotsky. C'era anche La rivoluzione permanente. Li ho letti senza quasi dormire. Il matrimonio in chiesa prevedeva anche la comunione, ma non me la sentivo. Quando uno non è né ateo né credente, non può truffare Dio, che magari va a saperlo, cioè... Così abbiamo girato 4-5 volte intorno alla chiesa vicina e siamo tornati dicendo tutto a posto. Che occhio papà, quando si era preoccupato della mia storia con Piero, 5 anni prima, c'ero cascato in pieno. Tra noi doveva scattare qualcosa che non è scattato. Così il sesso non funzionava, almeno per me. E mi sembrava sempre un incesto. Lui era una specie di fratello e più gli volevo bene, peggio era. Grazie. Questo libro nasce da una circostanza anche un po' triste.
E dopo la morte di mia madre c'è stato il comportamento di alcuni miei parenti, mi hanno fatto pensare che alcuni di loro meritassero il paradiso, altri l'inferno. E allora di qui è venuta l'idea di cominciare a considerare anche tutti i defunti dopo Dante, gli ultimi sette secoli. Io devo giudicare con la mente di Dante dove mettere personaggi comuni tipo Robespierre, Casanova, Cristoforo Colombo. Mi sono dovuto rileggere la Divina Commedia, praticamente tutta quanta, e poi fare uno schema. Per un paio di mesi ho dovuto fare uno schema dove avrei messo, secondo il pensiero di Dante, i personaggi incontrati. Per i personaggi recenti ho cercato di essere il più possibile imparziale. Quindi chiedo scusa ai lettori che se sicuramente troveranno qualche personaggio che non sta nel posto dove loro vorrebbero metterlo. Quando si tratta di Mussolini oppure addirittura Lady Diana, troveremo sicuramente pareri molto discordi. Guardandola un momento da vicino, vidi che era ancor bella e raffinata, con occhi azzurri e bocca a cuoricino. Le dissi: tu sei stata molto amata, non solo in Inghilterra, ma anche fuori, e come accadde sempre, anche invidiata, a causa del tuo rango e dei tuoi amori. Ma il popolo ti ricorda con affetto, in quanto ognuno in vita ha fatto errori. Anche i tuoi figli oggi sono oggetto di stima e di amicizia in ogni posto, e spesso sono riguardati con rispetto. Carlo non è ancora regge ed è sottoposto alla regina madre ed a Camilla, che ormai non frequenta più di nascosto. Le vidi nei suoi occhi una scintilla, ma si riprese subito dicendo: la vita a corte non è camomilla, somiglia invece a un carcere stupendo fatto di convenzioni e ipocrisia che ancor qui del tutto non comprendo. Il libro a chi è destinato? È destinato a una fascia di lettori, spero più vasta possibile, questo è il desiderio di ogni scrittore. È particolarmente indicato per gli studenti, serve come ponte per capire meglio la Divina Commedia di Dante. Lui era Carlo Marx, ma il confronto col quadro noto a tutti del Vegliardo parlava già di ideologia al tramonto. Profondo, come detto, era lo sguardo. A dritta si trovava il suo collega Engels, che dei tre fu il più testardo. Un po' di dietro a questi, a una resega del Pozzo Ardente sul lato mancino, io Lenin riconobbi, che stratega del loro movimento fu il Delfino. Mi spiace contraddirti, ribattei, circa un secolo fa parve vicino il cambiamento e il crollo degli dèi. In Russia come in Cina e in tutto il mondo ci furono sommosse con cortei di popolo affamato e furibondo. È stato a morte dai capitalisti. Lo sfruttamento infatti era profondo, ma presto i due regimi comunisti si volsero in violente dittature e infine nei più biechi consumismi. Il libro consiste in 2500 versi, è stato composto addirittura in sei mesi di lavoro di proprio attivo matita e gomma, proprio all'antica. È importante il titolo, ecco. Il titolo ho cercato di dare dei titoli anche più modesti, io l'ho indicato semplicemente facendo un sequel, La Divina Commedia 2. Spero che i lettori non attribuiscano questo a presunzione personale. Vi invito ai lettori a commentarlo e anche a criticarlo, naturalmente, perché io accetto le critiche, sono aperto a tutte le critiche, lo dico fin d'ora. Dopo che fui da Luce Sacra Cinto, quasi immediato ritornò il coraggio e mi trovai perciò quasi sospinto verso la fine del pellegrinaggio. Si aprì una porta tra due luci a manca e in un alone vidi un personaggio seduto insieme ad altri su una panca. Aveva le insegne del potere papale, con una mitra in capo gialla e bianca. Mi sorrideva limpido e cordiale. Era il 23° Giovanni e la di lui influenza fu mondiale, anche se non regnò che 5 anni. Vicino a lui sedeva il gran polacco, che visse sotto despoti e tiranni e che al mondo comunista diede scacco.
1924 nasce il SIC, Sindacato Istruzione Cinematografica, per opera di Luciano De Feo e del generale della milizia Civelli. Il SIC si costituisce in forma di società anonima con capitale di 1 milione di lire e con sede al numero 3 del Romano Lungotevere Castello. È merito di Luciano De Feo l'aver capito per primo che esistevano in Italia le condizioni per dar vita, come già si faceva altrove, a una sistematica produzione cinematografica finalizzata al film educativo. Mussolini legge con interesse i programmi di De Feo, scritti in una nota raccomandatagli da Paolucci di Calboli, e decide di intervenire tempestivamente. Per prima cosa sostituisce la sigla SIC con un nuovo acronimo più efficace, LUCE, l'Unione Cinematografica Educativa. Alla fine di settembre autorizza il senatore Giuseppe De Michelis a partecipare finanziariamente alla vita della piccola anonima e altri organismi parastatali venivano autorizzati a partecipare come enti fondatori. Le sorti della nuova società sono legate agli sviluppi del regime. Fra il settembre del 1924 e l'estate del 1925, infatti, l'Italia cambia faccia e si avvia verso la dittatura. In questo momento serve al governo uno strumento di moderna informazione quale solo il cinema è in grado di offrire. Il Luce è sottoposto alla dipendenza del capo del governo, del suo ufficio stampa, l'embrione da cui discenderanno più avanti il sottosegretariato e il Ministero per la Stampa e la Propaganda e il Minculpop. Per vincolo statutario, Mussolini ha la supervisione dei programmi dell'Istituto ed è in suo potere sospendere e annullare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il libro da non leggere in questa puntata di Book Generation è L'estate alla fine del secolo di Fabio Geda. È la storia di un anziano che è nato nel novembre del 1938 e che, essendo ebreo, subisce con la propria famiglia le leggi razziali. Tutta la sua vita è una non esistenza, è una sorta di fantasma, fino a quando non viene mandato il nipote a casa, in collina dove vive appunto questo anziano, non viene mandato questo nipote perché il padre è ammalato e quindi deve fare delle terapie. A quel punto si incontrano due mondi, il mondo dell'adolescente e il mondo dell'anziano, e l'anziano capisce che si può tornare a vivere, che si può non essere più fantasmi alla fine di questo secolo. E anche questa puntata di Book Generation è terminata, gettate il telecomando e andate a leggere un bel libro.